Lo sciopero è stato indetto la settimana scorsa non dal CDR, non c'era la maggioranza, non dai sindacati, ma da un gruppo intraaziendale di lavoratori ai quali non è stato pagato lo stipendio. Loro devono ricevere ancora 5 mesi, 5 mensilità piene di stipendio. Ecco, siamo a metà di dicembre, la tredicesima del 2011 che non è stata saldata, la tredicesima del 2012 e la quattordicesima 2011-2012, quindi le mensilità sono tante. I problemi altrettanti, le redazioni vengono chiuse, la redazione di Sora è stata già chiusa, la redazione di Cassino si trova in condizioni pessime, addirittura è rimasta 2 o 3 giorni senza corrente, le persone, i redattori sono stati costretti a lavorare in internet point, quindi i colleghi sono amareggiati dalla situazione che nonostante il cambio di editore, insomma, qualche mese fa non è migliorata, anzi ci troviamo in grave difficoltà. Ci sono stipendi anche ai collaboratori non pagati da 26 mesi. Sì. Oltre ai redattori anche i collaboratori si trovano in una situazione gravissima, fino a 26 mesi sia Acciaieria Oggi che Latina Oggi non retribuiti ancora. In tutto questo il nuovo editore oppure il sindacato non dà una mano, anzi ha diffidato poco fa. Sì, io non sono ancora perfettamente a conoscenza della lettera, i colleghi non l'hanno presa bene, diciamo. Cercheremo di parlare col sindacato. Stampa Romana non vuole proclamare, da quello che è stato detto, non vuole proclamare lo sciopero, ci appoggia ma non vuole, ci appoggerà sempre, ha detto il segretario regionale, ma non vuole proclamare lo sciopero perché ritiene che con lo sciopero potrebbe saltare il tavolo di domani alla FIEG e il tavolo del 21 in Regione Lazio propedeutico alla cassa integrazione, che dovrebbe essere siglata entro fine anno. Comunque gli stipendi non verranno pagati anche con la nuova cassa integrazione, visto che ci sono difficoltà per quanto riguarda l'editore. Sì, al di là della cassa integrazione parrebbe che neanche lo sciopero stia avendo effetti perché da una riunione che c'è stata tra i vertici aziendali questa mattina fino al 10 di gennaio non dovrebbero esserci speranze di aver pagato uno stipendio.